Rosario, ti piacerebbe guadagnare 500.000 lire in una volta sola? Ne hai coraggio? Quanto basta? Te lo sentiresti di ammazzare un uomo? Ma è tutto preparato. Ti do io l'arma e ti procuro l'alibi. E chi è che dovrei ammazzare? Carmelo Lidoni. Ma io questo Carmelo Lidoni nemmeno lo conosco. Per questo fosti scelto tu. Per questo e perché sei incensurato. Ti faccio sapere io la sera giusta. Noi veniamo qua e cominciamo a giocare a carte. Poi tu ti allontani per un quarto d'ora. Quando torni ricominciamo a giocare. E io sono testimone che tu non ti sei mai mosso. No, no. Non me la sento di ammazzare così un cristiano.
Sentami bene, Pacirca. Ma che cosa vuoi fare? Pensi di arricchirti rubando una mula per volta? Stavolta fosti fortunato perché i carabinieri non ne hanno saputo niente. Però l'hai fatta grossa. Rompendo la porta della stalla è diventato furto con scasso. Se finisci davanti a un tribunale 7-8 anni di galera non te li leva nessuno. E tutto questo perché? Per 50.000 lire. Che cosa ha fatto questo Carmelo Lidoni? Carmelo Lidoni non è un uomo. È solo un pagliaccio che ha voltato le spalle agli amici. È un leccaculo. Signor Presidente, può chiedere al Vacirca se ha cercato almeno di sapere per conto di chi agiva il Savoca? Ha sentito la domanda? Io l'ho domandato a Giovanni Savoca. E lui mi ha risposto per conto mio. Per una cosa che mi riguarda. E lei ha pensato che questa fosse la verità? No, signore. Io lo sapevo che sotto c'erano altri interessi. Interessi di chi? L'affare della diga. Gli interessi dell'ingegnere Gruppi. Signor Presidente, chiedo che il Vacirca venga messo a confronto con il Savoca. Fate venire avanti l'imputato Savoca. Rosario Vacirca, è questo l'uomo che la incaricò di uccidere Lidoni? Risponda. Sì, signore. È lui. Signor Presidente, questo uomo pazzo, pazzo furioso. Signor Presidente, posso rivolgere anch'io qualche domanda all'imputato? Prego. La ringrazio. Rosario Vacirca. Perché hai fatto il nome dell'ingegner Krupi come possibile mandante? Ma se lo sapevano tutti che Savoca era un uomo dell'ingegnere Krupi. Gli faceva da campiera, da senzale. Anche Carmelo Lidoni lo era. Ma poi preferì passare dall'altra parte. Dalla parte dei Barresi, che doveva costruire la diga che invece Krupi non voleva. Tu lo conoscevi, Carmelo Lidoni? Non ci avevo mai parlato. Sapevo chi era. E basta. Era sposato e padre di due figli. Questo lo sapevi? Lo sapevi? Sì, signore. E l'avresti ammazzato così? Senza nemmeno pensarci. No, signore avvocato. Ci ho pensato. E ci ho pensato anche a lungo. Ma poi mi sono detto, pure io devo vivere. È mezzo milione quando lo guadagno. Sono tutta infamità. E perché avrei dovuto farlo? Lidoni, amico mio, era. Infatti, fu un assassinio per sfregio. Le cartucce della Lupara erano state caricate con brandelli di lamiera e pezzi di chiodi. Una morte dilaniante, riservata soltanto a chi tradisce o agli amici che sono passati dall'altra parte. Il mio cliente ha sempre negato di aver parlato con Vacirca. Nel corso del dibattimento vi dimostrerò che questo uomo è un pazzo e che la sua confessione non ha alcun valore. L'imputato Savoca può tornare al suo posto. Ma allora, ci dica, cosa successe dopo questo primo omicidio? Con quel mezzo milione che avevo nascosto voleva emigrare, andare lontano.
In una nazione dove nessuno mi conosceva. E come mai non l'ha fatto? Aspettavo. Avevo paura che qualcuno si insospettiva. E mi poteva domandare da dove venivano tutti quei soldi. Paura? Di chi? La polizia, forse? Gli amici di Barresi. Avevo paura che volessero vendicare la morte di Ridonni. Ti saluto, Rosario Vacirca. So che sei stato tu ad ammazzare le donne. Savoca ti ha dato 500.000. Le donne era amico mio. Hai paura? E fai bene. Io ora ti dovrei scannare. Ma invece ti voglio dare un'ultima possibilità di salvarti. E altro che 500.000 ti puoi guadagnare. Ti hanno trattato come un miserabile. Ti vuoi fare degli amici veri? Degli amici galantuomini che pagano meglio? E che ti considerano per quello che vale? E che cosa dovrei fare? Deve fare la medesima cosa. Ma il bersaglio è più importante. E non si deve sbagliare. Di chi si tratta? Uno che ci dà fastidio. Poi lo saprai. Questo linguaggio, si moderi o la faccio allontanare dall'aula. Mi perdoni, signor presidente, ma uno non dovrebbe avere sangue nelle vene. Va bene, basta così, ma si calmi, eh? Lei va circa, torni al suo posto. Imputato Verzì, venga avanti. Signor Presidente, quello che ha raccontato Vacirca corrisponde esattamente a quello che Verzì ha confessato alla polizia durante gli interrogatori. Mi hanno preso a legnata, per questo ho confessato. Non aveva altra scelta, per questo ho confessato. Grazie. Uno mi teneva per i capelli e un altro mi dava pugno in faccia. Mi dicevano, Luciano Verzì, ti ha ammazzato il commissario Florena. E io che ne so. E partiva il primo pugno. Mi davano pugni nella faccia e nello stomaco. Poi mentre mangiavano mi dicevano, avanti Luciano Verzì, vuoi favorire? Però prima ci devi dire che sei stato tu ad ammazzare il commissario Florena. Signor Presidente, mi usciva la bava dalla bocca. Mi hanno tenuto 3 giorni senza mangiare e senza dormire. E che dovevo fare? Tanti omicidi mi dissero di confessare e tanti ne confessai. Sì, sì, abbiamo capito. Ma le ho già detto di stare calmo, eh? Si sieda.
Una domanda, Verzi. Lei ha letto attentamente i verbali che ha firmato? No, signore. No? Come mai non li ha letti? Non so leggere. Né leggere né scrivere? Né leggere né scrivere. E com'è possibile? Luciano Verzi ha la licenza di terza media. Ecco qui una copia del suo certificato scolastico. Mi serviva perché dovevo fare un concorso. Mi avevano promesso un posto al consorzio agrario, ma ci voleva la licenza della scuola media. Ma se lei è analfabeta, come ha potuto ottenerla? Ho fatto gli esami. Ed è stato promosso. Avevo una raccomandazione. Una raccomandazione? Di chi? Non c'è niente di male. Una raccomandazione del signor Barresi, che mi è sempre stato amico. La cerca. Ma perché gli uomini di Barresi avrebbero scelto lei per uccidere il commissario Florena? Forse proprio perché io non c'entravo niente con loro. E questo è il punto. La morte del commissario Florena ci riporta, a mio parere, alle vere origini di questo processo. Perché dopo la morte del commissario, la polizia si scatena. L'opinione pubblica vuole che sia fatta a piena luce. E dove per anni non un solo delitto era stato risolto, se ne risolvono 13 tutti insieme. Dove per anni non si è trovato un colpevole, se ne trovano 16 di colpo. E se ne trova persino uno che si autoaccusa. E su di lui, il pubblico ministero, poggia gran parte di questo processo. Ah, ma non è un miracolo questo. Lasciamo stare i miracoli, avvocato. Io preferisco sentire gli uomini. Signor Presidente, posso chiedere al Vacirca che cosa avvenne dopo l'uccisione del commissario? Stai calmo. E tu saresti un uomo. Un coniglio sei. Se non c'ero io. E tu, accelera, accelera. E spingi il piede sull'acceleratore. Accelera, accelera. Fermo, fermo, c'è un posto di blocco. Attenda, non fatteli venire addosso. Se ti va male, ricordati che hai solo rubato un'automobile. E vediamo, c'è? Giacalone e Ferdinando, venga avanti. Si sieda. Lei è Giacalone Ferdinando? Sì, signora, Vostra Eccellenza, sono io. Qui risulta che lei è uno dei più importanti costruttori della Sicilia, anzi d'Italia. Su 4.000 licenze edilizie rilasciate in un anno, ben 1.465 sono a suo nome. Lei ha quindi costruito 1.465 palazzi per un totale di circa 25.000 appartamenti. Ma io firmavo. Firmavo io le domande. Non costruivo. Ma lei ha un titolo di studio? Io non ho studio. Ma quindi per lei i suoi amici non hanno ottenuto neppure una licenza elementare? No. Mi ordinarono di imparare a fare la firma per firmare le licenze. Erano tanti fogli, eccellenza, sa, e non mi dovevo sbagliare. Ah, allora lei vuol dire che faceva da prestanome. Firmava delle richieste per licenze edilizie per centinaia di milioni, senza sapere né per chi né perché. Ma per favorire gli amici. Sono tutte brave persone e mi aiutano. Che volete? Io vivo così. Sono industriale. Industriale? Lei ha un'industria? No, eccellenza. Mi indusio, faccio tante cose. Stuppo lavandine, vendo loppine. Il mio mestiere è sfascia carrozze, demolizione di auto per recuperare i pezzi buoni. Con tanti appartamenti che lei ha costruito per conto terzi, un appartamento a lei, non l'hanno dato? Casi capisce che me l'hanno dato. Ce l'ho detto che i miei amici mi vogliono bene. E c'è stanze di portineria, una bella cucina con l'acqua corrente e anche il bagno. Entrate, entrate!
Questa è casa vostra. Avete visto cosa ha fatto vostro padre, eh? Avete visto che bellezza? Questa non è una casa, questa è una reggia. Bella, ariosa, piena di sole. Qua ci vuole una bella pulita e ci facciamo la camera da letto. Mentre di là c'è una bella cucina con acqua corrente. Andate a vedere, andate, andate. E se ci fosse vostra madre a sto minuto, eh? Papà, papà, vieni qua, presto! Che? Papà, ma chi è che sto qua? Quando uno beve si bagna. Vincenzino, questa non è acqua da bere, questa è acqua per lavarsi. Vai, vai, vai a scaricare, vai. Giacalone, la sera in cui venne commesso l'omicidio, lei fu trovato a bordo di un'auto rubata. L'imputato Giacalone ha già ammesso questa circostanza. Il Bacirca si è servito di questo episodio per dare al suo castello di menzogne una certa verosimiglianza. Questo lo vedremo, avvocato, lo vedremo. Bacirca, che auto era? Era una Fiat, una 1500. Di che colore? Mi è sembrato blu scuro. Giacalone, quella notte lei fu fermato a bordo di una Fiat 1500 blu scuro. Ma io l'avevo rubata per demolirla e vendere i pezzi. Stia attento a quello che dice, Giacalone. E che devo dire, eccellenza? Io non so c'ho niente, Io sono malato, eccellenza! Fu Verzì a ordinarle di rubare quell'auto e attenderlo la sera in cui fu ucciso il commissario Florena? Ma io non ho ammazzato a nessuno, a nessuno! È vero che lei ha caricato su quell'auto Verzì e Vacirca subito dopo il delitto? Sì. Ah, sì? No, volevo dire no, no! Allora, li ha caricati sì o no? Confessi, Giacalone. No. Perdonatemi, non saccio quello che dico. Io sono malato, ho la febbre, mi sento male. Tutte le sere ho la febbre, tutte le sere in carcere ho la febbre. Se non ci credete, fatemi visitare al dottore. Signor Presidente, signor Presidente, non mi sembra che sia il caso di proseguire. L'imputato evidentemente non è in grado di rispondere con coerenza. Va bene, avvocato, d'accordo, d'accordo. Non ho nulla in contrario a differire l'interrogatorio, signor Presidente. Portate via l'imputato. Grazie, signor Presidente. Oltre alla confessione di Vacirca contro Verzì, esiste un'altra prova molto, molto solida e concreta. Vacirca, infatti, ha detto subito dove Verzì aveva gettato l'arma con la quale i due hanno sparato al commissario Florena. E, difatti, l'arma è stata trovata proprio in quel luogo. E questa che roba è? Faccia vedere al pubblico ministero e agli avvocati. Ordino che gli atti vengano trasmessi al pubblico ministero per l'accertamento di eventuali responsabilità. D'accordo. Per quello che servirà. Amedeo Barresi, il vero protagonista di questo processo. Voi l'avete visto seduto fra i suoi uomini e accanto ai suoi mortali nemici, il Savoca e gli altri. La lotta fra queste due bande è all'origine di tutti i delitti che stiamo giudicando. 9 volte processato per associazione a delinquere, contrabbando, violenza aggravata, pluriomicidio aggravato. È sempre assolto. Ah, sì, già è vero, è sempre assolto. Un bel record. Vuol dire che a 9 tribunale mi hanno giudicato innocente. Solo in questo processo lei è implicato in 12 omicidi. E potrebbero essere molti di più, se conoscessimo la sorte di almeno una 50ina di persone scomparse. Si parla di cadaveri che sono stati trovati in blocchi di cemento o nelle grotte fatte franare con la dinamite. Si dicono tante cose, signor pubblico ministero. Vero? Comunque procediamo. Dobbiamo solo effettuare un riconoscimento formale. Tullio Guarino, si alzi. Salvatore Menetti, anche lei. Barresi, guardi quegli uomini e mi dica se li riconosce. Io questi uomini li ho visti soltanto in quest'aula.
C'è un freddo buttuco! Se no, Brigida, mi diventi! Luciano, dove andiamo? Andiamo a mangiare! Vanno, vanno, voglio mangiare! Ci penso io, faccio spaghetti alla carbonara che sono una meraviglia! A me? Va bene, a casa tua! Ancora, Monica! Dov'è la macchina? Era là! Guarda là! Ah, ecco! Ecco! Qual è la chiave? Ma che non c'è per il chiuso? E che lo trovo buco ora? Ma ammazzato! Li ho visti! Mi conosco! Mio compaesane sono! Agente Scriva, Don Leopardino e Salvatore Marietti! Li conosco! Mio compaesane sono! Don Leopardino e Salvatore Marietti! Grove! Uomini di Grove sono! Agente Scriva! Mio compaesane, li ho visti in faccia! Don Leopardino e Salvatore Manente! Grubi! Uomini di Grubi sono! Supporre che l'ingegner Crupi fosse il mandante poteva essere solo un suo sospetto. E in mancanza di altri indizi, infatti, l'ingegner Crupi non è stato nemmeno incriminato. Ma questi due uomini, lei ha dichiarato di averli visti bene in faccia e di averli riconosciuti. In ospedale avevo una pallottola nella testa che mi faceva dire cosa da pazzi. Ma non tanto da pazzi. Se lei ha dichiarato, e ci sono le testimonianze degli agenti di servizio, degli infermieri, del medico di guardia, che si trattava di due compaesani. Il Guarino e il Manenti effettivamente sono del suo stesso paese. L'avrò detto. Ma se l'ho detto, straballavo. L'imputato ha sempre sostenuto, anche in istruttoria, questa versione. E in effetti le cinque pallottole che aveva in corpo sono una realtà e non si possono sottovalutare. E chi gli avrebbe sparato? Erano altre due. Chissà chi volevano ammazzare quella sera. Se sono sbagliati. Uno sbaglio può sempre capitare. Si occupa di aree fabbricabili e i suoi concorrenti muoiono. Quattro suoi amici vengono uccisi. A Torino le sparano addirittura addosso. È un destino davvero incredibile il suo. Mi dica, Barresi, al momento del suo ferimento, lei stava ritornando dalla Francia, vero? Io viaggio molto. Mi piace combinare affari dappertutto. In America, Canada, Messico, sono stato ad Acapulco, a Rio de Janeiro. Posti meravigliosi. Che lei, signor pubblico ministero, avrà visto senz'altro in televisione. E deve convenire che ne valga la pena. È una gran bella carriera per uno come lei che ha cominciato facendo il manovale. Questa volta sono d'accordo con lei, signor pubblico ministero. Qui dagli atti risulta che lei possiede 60 appartamenti, 3 supermarket, un'impresa di costruzioni, 2 alberghi e 3 ville, esatto? Più o meno direi di sì. Già. Inoltre il fisco ha accertato a suo carico un'evasione pari quasi a 2 miliardi di redditi non denunciati. No, 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 no. Questa è una cosa che devo ancora discutere con quelle della tasse. Però, per quanto riguarda le tasse, signor pubblico ministero, senza offesa per nessuno, almeno l'80% delle persone che stanno qui dentro, diciamo la verità, imbrogliano lo sta. Dottor Golino, quando si parla di mafia, il cittadino ritiene quasi sempre che si tratti di fenomeni di delinquenza che riguardano solo piccoli gruppi in lotta fra loro. Bene, io le domando, è questa la mafia secondo lei? Una domanda da fare a un sociologo, non a un commissario di polizia. La mafia è una lotta senza esclusione di colpi per la conquista del potere a tutti i livelli. Lei fa della filosofia, dottor Golino. No, 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 mi scusi, sono cose molto concrete. La mafia stabilisce il prezzo della frutta, del pesce. Stabilisce chi può aprire un negozio e dove. In altri tempi le sue fonti di ricchezza erano il controllo dell'acqua per gli agrumeti, la riscossione di piccole taglie, furti di bestiame. Al giorno d'oggi la mafia specula sulle aree fabbricabili. Si permette di imporre le sue leggi nelle costruzioni edilizie. Ha il completo controllo sul traffico degli stupefacenti e il contrabbando delle sigarette. Da qualche anno ha inventato il racket della manodopera del nord. Ma la risorsa più importante della mafia resta il controllo degli appalti, come ho già detto. Ma si è dedicata anche a riorganizzare la prostituzione. La chiamano
la mafia dei letti caldi. Mi faccia capire, signor commissario. Se una bella donna si accorge che il marito non le basta, lo stipendio voglio dire, e decide di prostituirsi, secondo lei non lo può fare liberamente? Potrà sembrare uno scherzo, eppure io ritengo di no. Impedire a una donna di andare a letto con chi vuole e di battere cassa, e questa sì che è una grave violazione della Costituzione. Avvocato Colonnesi, la invito a tenere un contegno più compacente alla dignità della Corte. La prego di scusarmi, signor Presidente, e anche lei, dottor Golino. Noi la ringraziamo, dottor Golino, per quanto lei ci ha detto con autorità e competenza circa il fenomeno della mafia. Ma ora io le chiedo di darci qualche elemento che possa aiutarci a chiarire meglio la figura del Barresi. Innanzitutto una dichiarazione. Io considero Barresi un individuo socialmente pericoloso e l'ho incriminato più di una volta. Però è sempre stato assolto. Il commissario Florena, mio collaboratore, ha lavorato per 2 anni a raccogliere prove contro Barresi. Era convinto che fosse un boss del traffico di stupefacenti. E il commissario Florena è stato ucciso. Mi scusi, dottor Golino, ma le indagini di Florena a che cosa erano approdate concretamente? Florena aveva raccolto un dossier a carico del Barresi. E che fine ha fatto questo dossier? Perché non è stato portato davanti alla corte? È sparito. Subito dopo il delitto l'abbiamo cercato. Ed era sparito. Sparito il dossier di Florena. Un'arma che diventa un catenaccio. Ma questo non è un processo. E questo è un gioco di prestigio. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica, lo giuro. Lo giuro. Siede. Lei è il professor Luciano Salemi, di anni 45. Sì, signore. Vuole raccontarci, per favore, i fatti di sua conoscenza? Senza aggiungere i fatti, né giudizi personali, né conclusioni arbitrarie. Beh, ma questo è ovvio, avvocato. Ma non fa male ricordarlo ai testi qualche volta. Cosa può dirci, professor Salemi, dell'elezione a sindaco di suo fratello? Mio fratello, Giuseppe Salemi, fu eletto sindaco con quasi 16.000 voti di preferenza. Aveva faticato per mesi. Fino a 5 comizi al giorno aveva fatto. Ma soprattutto, lui aveva il dono di farsi amare dalla gente. La sera della sua elezione, la popolazione gli aveva fatto una fiaccolata sotto le finestre del municipio. Venite tutte! Accadde qualcosa di imprevisto. Si può ossequiare il signor sindaco? Dottore, c'è l'ingegnere Crupi con l'onorevole il signor Savoca. Mio caro sindaco, salute. Illustrissimo. Buongiorno. Accomodate. Grazie. Allora, signori, a che cosa debbo l'onore che mi fate? Ci hai convinti, mio caro sindaco. Hai fatto degli ottimi comizi, argomenti validi, e noi altri abbiamo deciso di passare al tuo partito. Ecco qua. Lo vedi che cosa ti abbiamo portato? E che cosa sarebbero queste? Le domande di iscrizione nostre e dei nostri amici. 500. Un bel colpo per il partito. Sei contento? Io queste domande non le accetto. Non mi convincono. Ma non lo puoi fare. Sei il sindaco, il segretario della sezione. Non puoi respingere senza una ragione tutte queste domande. Del resto, come deputato, ho già chiesto di entrare nel gruppo parlamentare del tuo partito e so già che non mi rifiuteranno. Queste iscrizioni non le accetto. Tu sbagli, Salemi. Ci rivolgeremo a Roma, alla segreteria nazionale. E quale partito rifiuta centinaia di iscritti che significano migliaia di voti? Io i voti li voglio puliti. E riuscirono questi signori ad ottenere l'iscrizione al partito? In meno di 15 giorni. Professor Salemi, ma lei vuol farci credere che suo fratello rifiutò quelle domande
che avrebbero rafforzato il suo partito. E perché? Perché erano uomini senza ideali. O forse suo fratello aveva paura di possibili concorrenti che avrebbero minacciato il suo potere personale. Non si trattava di idee politiche, di opinioni politiche. Loro erano stati monarchici fino a quando avevano avuto la maggioranza. Fino a quando avevano avuto la città in loro potere. Comune, consorzi agrari, banche, enti di assistenza. E adesso volevano passare al partito vincente. Ci spieghi meglio, professor Salem. Cosa intende dire con questo? Volevano continuare a controllare tutto. Appalti, opere pubbliche, dazio, piano regolatore, assunzioni. Da quelle dei più alti funzionari a quelle degli spazzini. E suo fratello? Ci dica, professor Salemi. Suo fratello non aveva interessi da sistemare, progetti da favorire, no? No. Mio fratello lottò sempre, a viso aperto. Perché credeva nella diga, come opera di bonifica sociale. Gruppi non la voleva perché colpiva i suoi interessi di proprietario terriero. Barresi invece la voleva perché pensava di avere l'appalto della costruzione. Salute, salute a tutti. Dunque, ci sono buone notizie. Il progetto per la costruzione della diga è stato approvato. Siete contenti? Questa diventerà una terra fertile che darà lavoro. Signor sindaco, noi oggi pensiamo che l'ingegnere Gruppe non si arrenderà. E di che cosa avete paura? Che può fare Gruppe? L'acqua della diga coprirà i suoi agrumeti. Iaiddo non lo permetterà mai. Gruppi verrà rimborsato per l'esproprio dei suoi terreni. E quando il governo a Roma prende una decisione, anche Gruppi deve accettarla. Gruppi non è più forte del governo. Qui si stanno facendo nomi. Si stanno accusando persone che non sono nemmeno imputate e nemmeno sono in quest'aula. Mio fratello, pochi giorni prima di morire, mi consegnò un memoriale. In quel memoriale c'erano le prove della lotta fra l'ingegner Gruppi e Barresi. C'erano indicati anche gli uomini politici che appoggiavano l'uno e l'altro! Protesto, signor Presidente! Dai verbale dell'istruttore! Silenzio! Silenzio! Noi non possiamo cercare le situazioni! Silenzio! Silenzio! Lei in istruttoria non ha mai fatto cenno all'esistenza di un memoriale. Che ne è di quel memoriale? 3 giorni dopo la morte di mio fratello, lo inviai al tribunale del nostro capoluogo. Ma da quel tribunale non ci è stato trasmesso nulla. E come lo inviò? Per posta. Anonimo. Avevo paura. Per me. Per la mia famiglia. Così non ci mise il mio nome. Ma ho conservato la ricevuta della raccomandata. Signor Presidente, stiamo perdendo tempo. Parliamo di un memoriale che non c'è, di lettere anonime. E tutto questo solo per fare sensazione. Il memoriale io l'ho inviato. Una lettera anonima. Io non sto vaneggiando. 3 mesi dopo, visto che niente si muoveva, ho scritto di nuovo. Te, un'altra lettera anonima. No! Questa volta firmai col mio nome. Ho scritto una lettera alla Commissione parlamentare antimafia. Ho spiegato che cosa rappresentava quel memoriale. E infatti sulla sua sparizione, la commissione antimafia aprì subito un'inchiesta. Senatore, la ringrazio per essere venuto a deporre presso questa corte. Mio dovere. Come presidente della commissione antimafia, uno dei miei compiti è quello di aiutare i pubblici poteri a far luce sui fenomeni di mafia in tutte le loro manifestazioni. Senatore, lei può darci informazioni circa il memoriale del sindaco Giuseppe Salemi? Sì. Abbiamo indagato sulla scomparsa di questo memoriale. E quali conclusioni avete raggiunto? Un plico sigillato è pervenuto alla cancelleria del tribunale. Nella data riscontrata sulla ricevuta della raccomandata è stato registrato, protocollato e... E poi? E poi... è scomparso. Ma non avete indagato, non avete aperto un'inchiesta sulle responsabilità? Abbiamo interrogato molte persone di quel tribunale, archivisti, impiegati e anche il giudice, dottor Altopascio. Al tribunale arrivano migliaia di denunce anonime.
Non c'è giorno che noi non riceviamo memoriali, lettere, segnalazioni. Questo materiale viene archiviato e qualcosa può anche andare smarrita. Metà di queste denunce anonime riguardano scandali edilizi, collusioni politiche a tutti i livelli. Noi abbiamo ricevuto denunce anche contro il Papa. Ma questo memoriale, dottor Altopascio, era scritto da un sindaco, ucciso dalla mafia. Lei è un uomo onesto e scrupoloso, senatore, ma l'onestà e lo scrupolo non bastano a fare la giustizia. Ci vogliono le prove. Ma il memoriale Salemi poteva essere una prova. Anche questo, allora, potrebbe esserlo. Che cos'è? È una denuncia anonima contro di voi. Deformazione di atti e indagini dell'antimafia e complicità in interessi criminali. Se ne dovessi tenere conto con l'onorevole consenso del Parlamento, ora dovrei arrestare anche voi. Ma è soltanto un'infamia. Certo, ma quel memoriale non valeva molto di più. Professor Salemi, nelle precedenti deposizioni lei ha dichiarato che suo fratello è stato vittima della lotta ingaggiata per la questione della diga tra il gruppo capeggiato da Barresi e quello di Crupi. È sicuro di non avere altro da dire? Non ho altro da dire. E poi sarebbe inutile. Non succederebbe niente. Professore, suo fratello è stato ucciso. La morte di mio fratello è stata inutile. Tutto è inutile in Sicilia. Certo, se tutti continueranno sempre a tacere. Ma ora lei deve dire qui quanto le ha detto suo fratello prima di morire. Mio fratello mi disse: se sarò ucciso... Se sarò ucciso? Se sarò ucciso, a ordinare la mia morte sarà stato l'ingegner Crupi. Ingegner Crupi, la diga avrebbe sommerso i suoi agrumeti di fondovalle, non è così? Sì, proprio così. E questo lei non lo voleva, esatto? E non dovevo difendervi? Sono roba mia, parte di me, sangue mio. Li ho ereditati da mio padre e appartengono alla mia famiglia da più di 100 anni. Un uomo ha il dovere di difendere ciò che gli appartiene. La proprietà è l'unico legame che abbiamo con la realtà che ci circonda. L'uomo è solo di passaggio sulla terra. E che ci rimane allora? Resta la famiglia, la proprietà. Ma la diga sarebbe stata un'opera di civiltà, non crede? No, non credo. Per me la civiltà è ordine, saggezza, rispetto. Dopotutto, questa famosa diga sarebbe servita a fare spendere una grande somma di denaro senza ottenere niente. Ormai chi la vuole, la terra? La gente vuole vivere in città, vuole la televisione, i divertimenti. Una sola cosa sarebbe stata più che certa, la distruzione dei miei agrumeti. La proprietà che la mia famiglia custodisce da più di un secolo, con amore. Secondo la testimonianza resa dal fratello, il sindaco Giuseppe Salemi, prima di morire, prima di essere ucciso, indicò lei come mandante. Sì, l'ho saputo, ma francamente non capisco perché. Salemi era suo nemico? Nemico, parola grossa. Qualche volta non eravamo d'accordo. Appunto, quando le rifiutò l'iscrizione al suo partito. Sì, signore. E anche a proposito della diga. Sì, signore. Le risulta che il sindaco Salemi abbia continuato a battersi anche dopo che il progetto per la diga era stato insabbiato? Per opera sua. Signor Presidente, potrei alzarmi? Ho un disturbo alla gamba. Prego. Grazie.
Salemi come medico era un fallito e si aggrappava alla politica perché era l'unica via di salvezza per lui. Bussava a tutte le porte per raccogliere voti. Voleva arrivare al Parlamento, al governo. E nella questione della diga dicono che si bagnava o pizzo. Che cosa significa si bagnava o pizzo? Vuol dire bagnarsi il becco, avere il proprio guadagno. La gente parlava molto dei suoi rapporti segreti con Amedeo Barresi. Lei ci ha detto che era contrario alla costruzione della diga, lo ha ammesso lei stesso. Può dirci cosa ha fatto per impedirne la costruzione? Ho manifestato la mia opposizione. Che altro potevo fare? Eppure per stasera abbiamo finito. 24 visite stasera, dottore. Che fa, l'accompagna a casa? No, prima voglio passare un momento alla sezione del partito. Francesco, è ora di coricare. Ora vengo, mamma. Sali, svelto. Li hai visti a quelli? Non li conosci? No. E non mi persuadono. La diga non è stata fatta. E lei, un privato cittadino, ha il potere di far fallire un progetto per il quale erano già stati stanziati 10 miliardi. Così come ha il potere di decidere la nomina dei medici delle mutue, dei direttori di banca, dei funzionari degli enti pubblici. Signor Presidente, l'accusa deve portare delle prove. Delle prove! Se no siamo nel campo delle burillazioni. Il procuratore sta diffamando il test. No, avvocato, posso rispondere. La ringrazio per quello che ha detto, signor procuratore. Effettivamente io mi onoro dell'amicizia di persone che hanno un certo peso nella vita politica. Infatti si sa che lei ha la possibilità di manovrare non meno di 30.000 voti. Non saprei se sono 30 o 30.000, ma so che molta gente viene a domandarmi consigli, anche su cose di politica. In vita mia ho fatto del bene a un gran numero di persone e devo dire che me ne sono grato. Sono fatto così. L'omicidio del sindaco Salemi e della sua guardia del corpo Crucillà ha avuto un testimone oculare. È la madre del piccolo Francesco Scibilia, che fu ucciso in quella sparatoria. Signor Presidente, la signora Scibilia è già stata posta due volte a confronto con gli imputati durante l'istruttoria. Per lo shock questa donna ha perso la memoria. Francesco! 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 Figlio, figlio! Signora, riconosce tra questi uomini quelli che la sera del 20 giugno di 3 anni fa hanno sparato nella piazzetta sotto casa sua? Non lo so, non mi ricordo. Ma non li riconosce o non ricorda se sono loro? Non lo so, non so niente. Signora Scibilia, questi uomini forse sono quelli che hanno ucciso suo figlio. Vuole che vengano rimessi in libertà? E che rimangano impuniti? Pensi intensamente a quello che è accaduto quella sera e cerchi di ricordare. Vorrei ricordare, ma non ci riesco. Non ci riesco. No, lei non vuole ricordare. O meglio, ricorda benissimo, ma non vuole parlare.
Signor Presidente, signori della giuria, la legge ci consentirebbe di perseguire un teste chiaramente reticente. Questa donna ha perso un figlio, ma ne ha altri due. Ed è per salvare i vivi che essa rinuncia a chiedere giustizia per quello che le è stato ucciso. E noi possiamo comprenderla. Ma voi tenetene conto quando sarete in camera di consiglio. Sei onorevole di essere venuto. Mio dovere, signor Presidente. Lei avrebbe potuto valersi della speciale prerogativa concessa ai membri del governo di essere interrogati in una sede a loro scelta, al di fuori di quest'aula. Ho voluto aderire alla richiesta di questa corte nella maniera più rapida, senza formalità. Signor Presidente, col suo permesso io vorrei rivolgere al teste qualche domanda personalmente. Prego. Onorevole, può dirci con quanti voti di preferenza lei è stato eletto deputato? 52.000. Con 52.000 voti. Ma scusi, cosa c'entra con il processo? Oh, no, niente, era solo per mia memoria. Del resto è un dato obiettivamente riscontrabile, no? E mi dica, onorevole, che parte ebbe l'ingegner Krupi nella sua elezione? C'erano due comitati elettorali, uno per la provincia e uno per il capoluogo. Krupi presiedeva quello della provincia. Ecco, posso farle un'altra domanda? Onorevole, ci vuol dire quali sono esattamente i compiti del comitato elettorale? Far propaganda ai candidati in lista. Anche propaganda spicciola verso il singolo elettore? Certamente. Questo tipo di propaganda poteva arrivare fino alle promesse di favori, cioè alla corruzione o peggio ancora all'intimidazione? Signor Presidente, questa domanda è inammissibile! Invito il pubblico ministero ad attenersi alla materia del processo. Signor Cancelliere, non trascriva. Onorevole, lei conosceva i membri del comitato elettorale? Sì e no. Vuole essere più preciso, per favore? Io avvicino centinaia di persone, specialmente durante la campagna elettorale. Lei sa chi era il segretario del comitato presieduto dall'ingegner Krupi? Era Giovanni Savoca, imputato in questo processo per 6 omicidi, pregiudicato, infama di mafioso e più volte proposto per domicilio coatto. Io non lo conoscevo sotto questo aspetto. E sotto quale aspetto lo conosceva? Sotto l'aspetto di persona servizievole e devota. E sotto che aspetto conosce l'ingegner Krupi? L'ingegner Krupi lo conosco bene. Gode dovunque di molta stima perché è un uomo affabile e generoso, disposto ad aiutare tutti quelli che ricorrono a lui. Un vero galantuomo. Abbiamo sentito un autorevole uomo di governo dirci la sua personale opinione sull'ingegner Krupi. Ma il pubblico ministero sostiene che proprio la collusione tra interessi privati e politica è alla base di tutto. E allora io chiedo che anziché tutto questo castello costruito su un memoriale inesistente, venga messo agli atti l'unico dato concreto. La relazione della prima commissione antimafia pubblicata 4 anni fa. 3 paginette, di cui vi leggo le ultime righe. Sul rapporto tra mafia e politica non si può pervenire al momento a conclusioni. Vale più questo documento di tutte le altre parole, specialmente se dette da un teste come Salemi. Professore, pubblicista, autore letterario, personaggio autorevole a quel che sembra. Mi dica, lei era proprietario di un appartamento e di un giardino di 5 ettari? Sì. E 3 anni fa ha venduto prima la casa e poi il terreno, esatto? Sì. Lei sa giocare a briscola? Sì. E a scopone? Sì. Conosce anche la zecchinetta? Sì, signore. Lei sa che la zecchinetta è un gioco d'azzardo? Lo so. E sa giocare anche a poker? 3 sette, sì. Scala 40, sì. Consiglio? Sì! E quante ore al giorno dedica al gioco? Glielo dico io. Lei insegna alle elementari, una supplenza, 4 ore al giorno. Il resto della giornata lo passa a giocare dovunque con chiunque. Si è fatto prestare dei soldi da almeno 10 persone. Posso farle i nomi? Insegnava al ginnasio. E per il suo comportamento poco conforme alla dignità della scuola non ha avuto l'incarico riconfermato. Sua moglie, dalla quale vive separato, ha presentato domanda per farla interdire. La casa e il terreno che lei possedeva, tutto ciò che lei possedeva, l'ha venduto per pagare i debiti di gioco! Signor Presidente,
La prego di porre fine a questo indegno linciaggio morale cui fa ricorso la difesa contro un teste. Volevo solo dimostrare che razza di uomo sia questo professor Salemi, che pretende di muovere accuse cervellotiche contro uno stimato cittadino come l'ingegner Krupe. Signor Presidente, mi permette di spiegarmi. Perché gioco 10 ore al giorno a carte? E che altro potrei fare nel mio paese? Là non succede niente. Solo rancori, delitti. Lo squallore. L'immobilità più assoluta. Nel mio paese c'è una statistica terribile. La più alta mortalità infantile d'Italia. Io avevo un figlio solo. Mi è morto a 7 anni. Di tifo. Ma nel mio paese c'è anche la più alta natalità d'Italia. Il paese brulica di bambini, tutti bellissimi. Anche mio figlio era bellissimo. Il 50% di questi bambini resta analfabeta. E non appena questi bambini diventano adulti, emigrano. Parigi, Milano, Amburgo. I migliori noi li esportiamo. Per 50.000 lire al mese, noi ci priviamo di quelli che potrebbero migliorare la Sicilia. Restano i deboli, i malati, i delusi, quelli che si arrangiano per vivere. No, non è vero che la miseria aguzza l'ingegno. Lo rende più famelico, feroce. Ma signor Presidente, tutto questo non ha nessuna attinenza con la materia del processo. Forse non ce l'ha, avvocato. Come tante altre cose dette qua dentro. Ma se il signor Presidente lo consente, vorrei che il professor Salemi finisse la sua deposizione. E che altro c'è da dire? Solo che dopo che ho deposto davanti all'antimafia e ho mandato quel memoriale, io ho perduto il mio posto al ginnasio. Questa è la realtà del mio paese. Signor Presidente, devo fare una confessione. L'assassino sono io. L'ho ammazzato io, il commissario! Giacalone, lei ci deve soltanto dire chi le ha ordinato di rubare l'auto la sera in cui fu ucciso il commissario e chi ha caricato a bordo di quell'auto vicino al luogo del delitto. Nessuno! Ho fatto tutto io. Giacalone, non ha una famiglia. Se parla, se la caverà con poco. Sono stato io, glielo giuro. Ma non può pensare che noi le crediamo. Non può aver ucciso da solo il commissario Florena. Mi dica, Giacalone, c'erano Verzieva circa con lei su quell'auto? Signor Presidente, è inammissibile. È già la seconda volta che l'accusa suggerisce al teste i nomi da fare. Invito il pubblico ministero a porre la domanda in altro modo. D'accordo, signor Presidente. Allora, Giacalone, chi c'era con lei in quell'auto quella sera? C'era troppo scuro e non vetti a nessuno. Allora vuol dire che qualcuno c'era. Chi? Ho confessato, ho detto tutto, l'ho ammazzato io, che volete? Mi sono sempre serviti di lei, Giacalone. L'hanno sempre sfruttato in qualunque modo. E tutto questo per poche briciole. Non è vero, mi hanno sempre aiutato. Sì, però in cambio le hanno chiesto di caricarsi di un delitto che lei non ha mai commesso e di rischiare 30 anni di galera. Eppure se esco, che ci do a mangiare ai miei figli? Chi le ha detto di confessare? Chi? Io. Da solo. Ma perché fa così, Giacalone? Perché? Mi guardi, eccellenza. Guardatemi. Tutti. Io sono una munnezza. Oh, i figli miei. Eccellenza. L'ho ammazzato io. L'ho
ammazzato io, eccellenza! L'episodio della Liga si era chiuso con una sconfitta per Amedeo Barresi. Dalla campagna la lotta delle due cosche si spostò in città per la speculazione delle aree fabbricabili. E ancora una volta Barresi si scontrò con Krupi. L'episodio più brutale di cui siamo a conoscenza è la morte di Giacomo Valenti, un uomo legato a Krupi. Sull'episodio Valenti avremmo dovuto avere un teste oculare. Michele Alicata, dico avremmo, perché abbiamo invece la testimonianza di sua moglie Rosalia Alicata. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dica, lo giuro. Lo giuro. Alicata dirà che non ha visto niente. No! Non gridare! Che sta succedendo? Era ancora vivo e l'ha scannato come una bestia. Era tutto pieno di sangue, ma ancora vivo, era, l'ha scannato. Gli ha scaricato la pistola in bocca. A chi? A Giacomo Valenti. Signora Alicata, ai carabinieri che lo interrogarono qualche ora dopo il delitto, suo marito negò di avere riconosciuto qualcuno. Era sicuro che se l'avesse fatto, l'avrebbero ammazzato in 24 ore. Aveva paura, anche per me. Non usciva più. Di notte non poteva dormire. Si sentiva condannato. I giorni passavano e si stava ammalando. Una mattina mi disse: ma ammazzeranno lo stesso. Non serve a niente. Ho deciso che vado dal giudice e ci racconto la verità. Signora, dagli atti non risulta che suo marito... Perché l'ammazzarono prima? Suo marito semplicemente non c'è. È scomparso. Soltanto lei continua a dire che è morto. Non esiste un certificato di morte. L'ammazzarono! Lo sapete anche voi! Pure i giornali l'hanno scritto. Io vorrei elencare alla signora Alicata i casi in cui un uomo può sparire vivo, vivo, senza lasciare traccia di sé. Un fallimento economico, debiti di gioco, la fuga con un'altra donna. E vuole anche che le dica come può sparire un uomo morto, stavolta ammazzato, come dice lei? Per una rissa stradale, ad esempio, o un qualche affare poco pulito. Per la gelosia di un marito o di un amante. Ora io mi domando, signora, perché lei insiste nel dire che è stato proprio Amedeo Barresi l'assassino di suo marito? Perché mio marito lo vide ammazzare a Giacomo Valenti! Si calmi, signora. Torni a sedere, la prego. Signora, suo marito conosceva già Amedeo Barresi? Sì. Lo conosceva anche lei? Sì. Un giorno mio marito me lo indicò per la strada. Lo vedi a quello, mi disse. È Amedeo Barresi, uno dei padroni della Sicilia. Assassino! Io ti voglio vedere morto! 7 giorni e 7 notti d'agonia e voglio vedere tua madre come ti piange! Rosario, Rosalia Alicata, come minchia ti chiami, tu sei pazza! Io di tuo marito non sapevo nemmeno che camminasse sopra sta terra! Signori, tutto questo è assurdo! La sera in cui Valenti fu assassinato, Barresi si trovava in Francia! Ci sono i visti sul suo passaporto! Ci sono le prove! Tutto avete falsificato! Ma questo è una calunnia! Siete bravi voi altri a imbrogliare le cose! Ma come imbrogli... La mafia fa quello che vuole, tutti hanno paura, ma io no! Signore! Io no! Signore, ma si calmi! Sono verità! Avvocato! Ci sono le prove! Anche lei! No, signor Presidente! Permette, signor Presidente! Signora Alicata, io rispetto molto il suo dolore. Ammiro la sua forza d'animo.
Mi levo il cappello di fronte a quest'amore che lei porta all'uomo che non c'è più. Ma un processo deve essere un esame freddo, lucido, delle cose che sono accadute sicuramente. Vennero qui a casa mia a offrirmi 5 milioni. 5 milioni se venivo qui a dire che non ne sapevo niente. Amedeo Barresi, erano tuoi quei denari sporchi di sangue. Così tu la volevi comprare la coscienza di Rosalia Licata con 5 milioni. Luido assassino, tu non vali nemmeno 5 lire, schifoso figliacco. Signor Presidente, le chiedo di interrompere questa deposizione. È incompatibile con il senso stesso della giustizia. Tu non vuoi la giustizia, sei contro di me perché accuso Barresi. No, perché lo accusi senza prove. Avvocato, hai detto di rispettare il mio dolore. Tu la sai la verità. Tu sai che quegli uomini là dentro sono gli assassini di Valenti e di mio marito. Ma tu faresti qualunque infamia perché loro non fossero puniti. Signor Presidente, qui si insulta la difesa. È intollerabile. Signora Alicata, moderi le sue parole. Signora, signora, la prego stia calma. O rischia di far interrompere questa deposizione. Voi dite di volere la giustizia. E poi mi impedite di dire la verità. Tutti quelli che sono venuti a parlare qui avevano paura di lui, di Barresi. Tutti qua dentro hanno paura di lui. Anche i giudici hanno paura. Rosalia Licata, basta! Carabinieri, accompagnatela fuori. Io non ho nemmeno un cadavere su cui piangere. E loro ridono di me. E insultano mio marito dopo averlo ammazzato. E dicono che è scappato con un'altra donna. Assassini. Tutti. Siete qui a fare la giustizia. Sembrate tanti domini e Dio. Ma che cosa siete? Dei burattini. E vi comandano con i loro soldi. Ma allora, quanto vale la vita di un uomo in questo paese? Io non nego che in Sicilia si commettono delitti, forse più che altrove. Gelosie, rivalità di interessi, questioni d'onore, odi familiari, tutto viene risolto con le armi alla mano. Un costume arcaico, barbaro, certamente deprecabile, ma non mafia. La mafia come organizzazione segreta implacabile è un'invenzione dei politici. Esatto, avvocato, è un'invenzione dei politici, ma non dico la parola. Questa fitta ragnatela di favoritismi, di corruzione, di minacce, che spesso finiscono nel delitto. L'hanno fatto magari per fini politici superiori, ma si sono talmente invischiati nel gioco da ritrovarsi protettori e talvolta addirittura complici dei più spietati criminali. Ma qui, signori della Corte, non si tratta di politica, o di irregolarità edilizie, o di favoritismi interessati, che ci sono in tutta Italia, anche al nord, anzi, direi specialmente al nord. L'imputazione di questo processo è diversa. Omicidio, questa è l'accusa, ed è tutto da dimostrare. Su cosa si basa l'accusa? Sulla confessione di due uomini. Rosario La Circa, uno schizofrenico, come dimostrerò, e Ferdinando Giacalone, un altro povero demente. No, avvocato, Giacalone non è pazzo. È stato intimidito, terrorizzato, ma non è pazzo. E noi lo riporteremo in quest'aula. E riusciremo a farlo parlare. Dovrà dirci chi gli ha ordinato di rubare l'auto e chi c'era con lui quella sera in cui è stato ucciso il commissario Florena. A casa come va? Bene, papà. Non ti preoccupare per noi. Sono venuti? Sì. I tuoi amici sono tornati e ci vogliono aiutare. A Tonino hanno promesso un posto di uscire alla regione. Anche se tu dovessi restare qua dentro, a noi ci lasciano la portineria e poi, appena sarà possibile, ci porteranno 300.000 lire. La casa è 300.000 lire. Speriamo che queste promesse le mantengono. Ah, le mantengono. Stai tranquilla che le mantengono. E finalmente potete mangiare tutti i giorni. Stai tranquillo, papà. Sì, sì. Andiamo.
Dai un bacio a tutti per me. E papà, stai tranquilla, capito? Ci vediamo la settimana prossima. Sì, la settimana prossima. Giacalone. Ecco il pacco, noi l'abbiamo controllato. Per noi sta bene così. Ora controllalo anche tu, attentamente. Ma che devo controllare? È meglio che controlli, Giacalone. Abbiamo sentito qui dentro Giacalone rinunciare al più naturale dei diritti. L'autodifesa. Pure il Vacirca ci continua a dire. Io sono un assassino. Sono incensurati. Non c'è nessuna vera prova contro di loro. Ma essi continuano a proclamarsi colpevoli con un accanimento quasi paranoico. C'è qualcosa di molto distorto nella loro psicologia. Qualcosa di tarato. Di folle. Ascoltami bene, va circa. Tu sei mai stato un uomo felice? No, signore, mai. Nemmeno un solo giorno della mia vita. E perché ti sentivi infelice? Perché ero un miserabile. Perché non avevo mai soldi per levarmi la fame. Per il cinema, le sigarette. O per una donna. Insomma, ti sentivi infelice perché non avevi soldi. No, signore, non è questo. Ci vuole altro. Che cos'altro ci vuole? Ci vuole l'onore. Cos'è l'onore per te? L'onore è avere le cose che ti necessitano senza doverle chiedere come un'elemosina. E poter camminare in mezzo alla gente a testa alta e senza accettare prepotenza da nessuno. Avere degli amici. Se hai bisogno di un favore, trovare qualcuno che te lo fa. Insomma, ti sentivi povero. Disprezzato dalle donne, senza amici. Per questo eri infelice? Lei lo sa come lo chiamavano a mio padre? Lo chiamavano Casentolo. Che è il verme di terra. Il più miserabile degli animali. E cosa vuoi dire? Che non si può vivere tutta la vita come un verme. Che ci sono quelli che si rassegnano. Ma perché sono dei vigliacchi. Mio padre era un poveraccio, un disgraziato. Non seppe, non capì mai niente di quello che succedeva nel mondo. Si figuri che non sapeva neanche che cos'era il governo. Vedeva passare il maresciallo dei carabinieri e diceva che quello era il governo. Tutta la sua vita la passò nelle campagne come una bestia, come un animale. Poi
Poi gli prese la paralisi. Restò colpito alla schiena e alle gambe. Se ne stava tutto il giorno sull'uscio di casa a prendersi il sole. Le mosche gli camminavano in faccia. E lui non aveva neanche la forza di cacciarsela. E una sera lo vidi piangere per la disperazione. Gli era rimasto soltanto il vizio del fumo. Aveva fumato tutto il suo tabacco e mi aveva chiesto un altro pacchetto di cinciato. E io non glielo comprai. Da circa. Hai detto che tutti disprezzavano tuo padre. E tu lo disprezzavi. Sì. Perché era un disgraziato e un miserabile? No. No. Perché non si era mai ribellato. Allora dimmi. Perché tuo padre ha fatto 7 anni di carcere? Questo non c'entra. Perché una tua sorella è morta pazza in manicomio? Questo non c'entra. Vieno dalla famiglia di tarati. Questo è solo un piccolo megalomane bugiardo che non sa distinguere tra realtà e fantasia. Questo un violento. Uno che fin dall'infanzia ha portato con sé la vocazione alla violenza. Questo è la non c'entra. La vocazione alla violenza. Ma circa. Tu odiavi tuo padre perché aveva commesso una cosa orribile. Aveva usato violenza tua sorella che aveva solo 13 anni. Carabinieri! Brigadiere! Presto, soccorrete l'imputato! Portatelo fuori! L'illustre avvocato della difesa ha detto che va circa questo disgraziato che abbiamo visto mostrarsi qui davanti a noi in tutta la sua fragilità di povero essere. Portava in sé fin dall'infanzia la vocazione per la violenza. Bene, avvocato. Allora io mi permetto di domandarle, cos'è per lei la violenza? Violenza è non rispettare le leggi, ribellarsi all'autorità. Uccidere. Certo, ci sono due modi per essere violenti. Uno è questo che dice lei. Ma violenza è anche uccidere un uomo giorno per giorno negandogli il lavoro, una casa decente, costringerlo a vivere tutta una vita analfabeta, privarlo della scuola perfino per i figli. Violenza è quando anche i più elementari diritti diventano dei favori da chiedere ai cosiddetti galantuomini. Violenza è costringerlo a votare per un partito che odia, per dei candidati corrotti, asserviti ai padroni. Violenza è fargli dire sì signore, no signora, comando. Privarlo della sua dignità di essere umano. Questa è la vera violenza, perché è la più subdola, la più feroce. Devo comunicare alla corte una notizia recatami in questo momento. L'imputato Giacalone è morto. Si è ucciso in carcere con una coltellata alla gola. La violenza, quinto potere nello Stato, che tutti gli altri riunisce e manovra e che tutti gli altri sottomette e corrompe. Ne abbiamo avuto nel corso di questo processo un esempio clamoroso. Testimoni intimiditi, parenti delle vittime reticenti, imputati terrorizzati fino al suicidio, prove e documenti misteriosamente scomparsi. Questa è la mafia! E che cosa resta? 16 omicidi sui quali voi, signori della Corte, dovrete dare un giudizio. E noi non vogliamo chiedere giustizia solo per le vittime, per gli uomini che sono stati uccisi. No, perché la tragedia è ben più vasta e terribile. Essa non riguarda soltanto la vita di alcuni cittadini, ma riguarda la vita di un'intera comunità, costretta a vivere nel terrore della sopraffazione e della violenza. Riguarda il rapporto tra uomo e uomo, cioè la libertà stessa dell'essere umano. Voi non dovete permettere che l'individuo
sia schiacciato da chi tiene un qualsiasi potere. Con la vostra sentenza, voi dovete dire a quelli che sono fuori, vittime e sopraffattori, che il tempo della giustizia è arrivato. Una grave congiura è stata ordita per disonorare la Sicilia. Queste sono le parole di una pastorale del Cardinal Ruffini, che così prosegue. Una propaganda spietata, mediante stampa, televisione e cinema, ha finito per far credere che la mafia infetti tutta l'isola. Ma noi respingiamo energicamente questa accusa. Io vorrei che quest'uomo, che morì in odore di santità e che fu candidato al soglio di Pietro, fosse vivo e fosse qui a rendere ancora una volta la sua alta testimonianza a favore di quella sfortunata e meravigliosa terra che ha nome Sicilia. In nome del popolo italiano, questa corte di assise ha pronunciato la seguente sentenza. Visto l'articolo 479, codice di procedura penale, assolve Farina Francesco, Garofalo Pietro, Guarino Tullio, Manenti Salvatore, Nascimbene Gaetano, Savoca Giovanni, Colosi Giacomo, Cuomo Vincenzo, Antonio Galliano, Fernando Mandarà, Giardina Pasquale, Vergi Luciano, per insufficienza di prove. Assolve Barresi Amedeo per non aver commesso il fatto. Ordina l'immediata scarcerazione di detti imputati se non detenuti per altra causa. Sei contento, eh? È stato bravissimo. Merita tutta la nostra riconoscenza. Anche l'ingegnere Scrupile sarà riconosciuto. Un po' di pazienza, dove sta? Alla fine si dice. Silenzio! Certo, avvocato, silenzio! Silenzio! Visti gli articoli 483 e 488 codice procedura penale, dichiara Bacirca Rosario responsabile di omicidio volontario in persona di Lidonni Carmelo e concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione. Per me esiste solo l'amicizia e basta. E allora ci parli della sua amicizia con l'ingegner Krupp? Allora, Barresi, anche per lei la mafia non esiste. Ma non lo so. Io ho badato a costruire case per la povera gente. E che cosa pensi di fare adesso? Gliel'ho già detto. Stare lontano dalla Sicilia. A meno che da vecchio non mi viene la nostalgia. Noi siciliani lo sapete. Siamo dei sentimentali. Cosa viene a fare qui la polizia? Ma... Scendi, vai a vedere. Gaetano, avverti i picciotti di nascondere le armi. Sì, signore. Farina, fate scomparire le armi. Subito. Non diamogli il tempo di riconoscerci. Certo. La polizia, c'è la polizia, presto, nasconda le armi. Se chi ribotta la polizia, devi andare.
L'ingegnere non c'è, cercatelo, cercate l'ingegnere! Munne! Puttana da miseria laccia, l'ingegnere ci è scappato! Quando lo diciamo a Pacese che l'ingegnere Gruppi ci ha fottuto, ne sputa andava a facce! A Munne, presto! Non ti preoccupare, Fanna! Ci siamo qua noi! Non la lasciamo solo! Dopo la sentenza assolutoria della Corte d'Assise, il ritorno alla libertà di molti mafiosi ha scatenato nuovamente fra le due cosche avversarie una lotta sanguinosa. Su 16 imputati di quel processo, solo 7 sono ancora vivi. Molte di queste morti si sarebbero potute evitare se gli organi di polizia avessero avuto la possibilità di arrestare Amedeo Barresi. Questo è quanto afferma nella sua relazione il commissario Golino. Sì, signore, infatti può darsi che arrestando Barresi questi delitti si sarebbero evitati. È un'opinione. Ma quello che è certo è che Barresi, prima che scomparisse nel nulla, è stato visto circolare a Milano, a Roma. Io avevo firmato un mandato di cattura. Potevano benissimo prendere un treno e andarlo ad arrestare. Lei quindi esclude di avere mai consigliato e tantomeno ordinato al dottor Golino di eseguire il mandato solo se Barresi avesse preso dimora nel paese d'origine? Un mandato di cattura è eseguibile in tutto il territorio dello Stato. Questo lo sa anche uno studente di legge. Un ordine del tribunale non è stato eseguito. Ma io non ho dato un ordine, signor senatore. Io ho firmato semplicemente un mandato di cattura. Ma il commissario non l'ha eseguito. Dice che non lo ha fatto perché lei gliel'ha proibito. Beh, è umano che il dottor Golino mi accusi per legittima difesa. Eh no, mica tanto legittima, se permette, signor giudice. Insomma, signori, il dottor Golino aveva in mano un mandato di cattura. Lo comunicò alle altre questure? No, questo è accertato. Beh, allora mi pare che non ci siano proprio dubbi. Lei vuol dire che la responsabilità è del commissario Golino? Io ho dato la mia parola di uomo e di magistrato che non ho posto nessuna limitazione al mandato di cattura, perché non potevo. E non l'ho fatto neanche verbalmente, perché io nemmeno lo conosco, il commissario. Alto Pascio, hai cassette piene di carte contro di me, contro di te e contro tutti quanti. Buonasera, ingegnere. Caro ammirevole, ho saputo del suo trasferimento, dottor Golino, e francamente mi dispiace. Trasferimento d'ufficio? E col mio stato di servizio? Le hanno fatto torto. Sono veramente indignato. Ma è assurdo. Ha dichiarato perfino di non conoscermi. Ha osato dire che io avrei mentito. Che spettacolo vergognoso. Un uomo come Altopascio, investito di un'alta autorità, comportarsi come un cane rabbioso. Pronto a sbranare tutti per il suo interesse. E poi ci si meraviglia se viene meno la fiducia nell'autorità, se dappertutto spuntano il disordine, l'anarchia. No, io non mi meraviglio più. Alla mia età sarebbe ingenuo. Lei se ne va. Chissà che non sia lei il più fortunato. Quando andai da lui per chiedergli di spiccare il mandato di cattura contro Barresi, il dottor Altopascio mi parlò
tutti una trappola. Effettivamente fu una trappola, ma per me, e forse non solo per me. Cosicché un giudice diventa padrone di tutto. Cardinale, papa, re. E per una propria convinzione personale apre, chiude le cose e tiene la città in pugno. Tu mi insegni, caro Adalberto, che la politica è lo strumento impiegato per conquistare nello Stato i poteri supremi. Ma la morte, la semplice morte, è il potere più forte e che ci viene insegnato dalla natura. Popolo di Sicilia è tutto qui rappresentato per rendere il suo estremo saluto al dottor Altopascio, figlio eletto di questa terra che egli tanto amò ed onorò. Noi non dimenticheremo mai quanto egli, come uomo, cittadino e magistrato, ha dato al consorzio umano. Un giudice è stato assassinato, ma la bilancia della giustizia non sarà spezzata, perché è nostro dovere stroncare la rivolta che dilaga contro la legge e i poteri del nostro Stato che vuole essere civile e ordinato. Ove l'anarchia si sostituisce all'autorità, è il disordine che prevale, il caos sociale, il delitto. Difendendo la legge sino al sacrificio supremo, Nicola Altopascio ha reso un alto servizio alla magistratura, alla patria, alla democrazia. Andiamo, signori, andiamo, su. È una vergogna. Perché? Noi che siamo? E questa è la democrazia, eh? Ma scusa, Luciano, per quattro pestorie che pubblica la commissione antimafia ci portano a noi a confine. Tranquille, tranquille, picciotte. Avanti, unitevi agli altri. Facciamo vedere a questa gente che siamo uomini d'onore. Il pesce piccolo lo difende la balena. Per i picciotti il confino sarà una vacanza. Sono rispettosi e sapranno sacrificarsi. Certamente. Non facciamogli mancare nulla. Volete dunque che Emanuele riceva il battesimo della fede dalla Chiesa? Sì, vogliamo. Ecco, datemi questo meraviglioso piccioletto. Emanuele, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Questa veste candida sia segno della tua nuova dignità. Ricevete la luce di Cristo. Vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. È molto bello il tuo quinto figlio, Adalberto. Ed è nato fortunato, perché a te come padrino e porterà il tuo nome. Abbiamo battezzato un nuovo siciliano. E che il Signore l'assista.